Freak Noise. E benvenuti in un nuovo video dei Twin Nights qui con Nefron. Oggi torniamo a parlare di Elden Ring, ragazzi. Torniamo a parlare di Elden Ring per due motivi principali. Il primo è perché lo riprendiamo in mano in attesa del DLC, che aspettiamo con un hype immenso. Il secondo è che Elden Ring è un gioco che continua comunque ad andare a tirare e si scoprono segreti tutti i giorni. Quello che vado a fare oggi è portarvi un video banalmente sul farming, perché mi è stato chiesto da più di voi di cosa parlerò in questo video. Zone di farming però esclusive, cioè nel senso non esclusive ma dedicate principalmente a chi non ha mai giocato il gioco, perché mi sono reso conto tra colleghi, amici, tantissima gente non ha mai giocato il Elden Ring, lo sta prendendo in mano in questo periodo, in questo momento, magari ora che è calato un po' di prezzo o quant'altro. È un capolavoro, ragazzi, bisogna giocarlo. Lo dico a tutti quelli che non hanno mai giocato. Giocate Elden Ring perché è bellissimo. E oggi parliamo appunto di farming. Io online ho cercato di guardare il meno possibile. Vi faccio vedere tre spot di farming. Spot che ho trovato da solo, che non vuol dire che li ho scoperti solo io. Sicuramente ne parleranno in mille. Io, diciamo, il piacere un po' del gioco è stato scoprire queste cose da solo, girando un po' per la mappa. Quello che posso dirvi con certezza è che il terzo posto, l'ultimo, quello per il late game, lo conoscono tutti, che è il palazzo di Mowgli. Ma quella è una location obbligatoria perché è veramente troppo remunerativa. Gli altri due li ho scoperti per caso, quindi io ve li porto sperando di potervi essere utile, perché io personalmente ho fatto fatica a trovare delle zone di farming adatte. Letkar ha portato due sul nostro canale, due video sul farming, molto 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 validi, guardateli assolutamente, ma principalmente dedicati al New Game Plus, che sia Plus 5, nell'ultimo parlava di Plus 7 addirittura. Questi sono metodi dedicati alla primissima run, non includono glitch o trucchi di sorta, ci vorrà un po' di sacrificio comunque, come è giusto che sia. Sono cose appunto previste dagli sviluppatori. Perché tre spot? Perché uno per l'early game, uno per il mid game e uno per il late game. Il primo spot che vi faccio vedere è a Kylid. Questo è il sito di grazia, Farum Great Bridge. Scusate se il gioco è in inglese, ma a me piace molto l'inglese, quindi lo gioco in inglese. Comunque guardando la mappa trovate dove è il posto. Questo posto lo potete raggiungere subito, appena spawnate praticamente, potete correre qui e arrivarci tranquillamente. Non lo suggerisco, suggerisco almeno di fare una ventina di livelli e di recuperare il cavallo torrente che vi verrà dato dalla strega Ranni. Questo è molto importante, avere torrente vi velocizza in maniera sensibile. Fate attenzione che Kylid, nonostante sia confinante con l'Ingrave, che è la regione iniziale, è di livello decisamente più alto, quindi io mi consiglio, se siete a livello intorno al 20 per dire, evitate di combattere perché vi seccano. Partite dal sito di grazia iniziale, il primo che incontrate è The First Step, il primo passo, questo è il primo sito di grazia che incontrate, andate a nord fino allo shack, questo shack qua, a sinistra troveremo il castello Gran Tempesta, noi seguiamo la strada, corriamo e arriviamo dove ho detto io. Non passerete di qua perché qui su questo ponte c'è un drago, passerete da questa parte qui. Allora, fate attenzione perché la notte, proprio qui, su questo piccolo ponticello, lo vedete qui, spawna un cavaliere della notte, appunto, di livello piuttosto alto, ragazzi. Io a livello 120 l'ho ucciso e mi ha fatto penare, però, quindi fate attenzione, assicuratevi che sia giorno quando farmate in questa zona. Passerete da qua dietro, correte su col cavallo, ignorate tutto, anche se questa è la discesa che noi faremo per farmare, ma inizialmente ignoratela. Girate a sinistra per andare a sbloccare questo sito di grazia e qui noi partiamo. Evochiamo torrente e seguite questo passaggio, questo percorso. Io faccio vedere solo il percorso, ci sono metodi per ottimizzarlo, per far più rune. Ricordatevi, zampe di gallina e scarabeo d'oro, qualora le veste e massimizzate l'effetto, massimizzate le rune guadagnate dalla run. Il primo è lì, sono nemici abbastanza infidi perché hanno un kit di mosse che rompono le scatole.
proseguite dritto, che dritti trovate l'altro nemico che è laggiù, eccolo là. Fanno un salto col bastone che vi mette marcia senza scarlatta, vi fanno un grab da dietro che vi mazza se non siete a livello abbastanza alto, e sparano un'onda d'urto, rompono le scatole. Qui siamo andati verso est, ci giriamo verso nord, quindi a sinistra, tiriamo dritti. C'è anche il mio corpo da recuperare perché sono morto mentre registravo, perché ero distratto. Qua sono in quattro. Il primo tendenzialmente riuscite a backstabbarlo senza troppi problemi, ma visto adesso, vabbè, è un caso. Di solito lo backstabbate, facciamolo fuori e basta. Boh, va bene. Qua ce ne sono tre. Questi tre potete backstabbarli, cioè li backstabbate, almeno uno. Quello al centro vi mette però tra i due che vi romperanno le scatole. Io suggerisco quello di destra. Backstabbiamo. Ci allontaniamo subito. Qua abbiamo un momento di vulnerabilità, ma poi ce l'andiamo. E facciamo fuori gli altri due, molto, molto banalmente. Eccoli qua. Uno è morto. E l'altro non me l'ha alloccato. Perfetto. E poi l'obiettivo è fare questa discesa. Molto semplice. Fate questa discesa. Trovate il primo a sinistra, questo è l'ordine che decido io. Fate attenzione a una cosa. Queste robe che sono per terra, qui, queste, ecco, esplodono, vi avvelenano. Fate attenzione a questo aspetto qua, perché potrebbe darvi noia. Quindi io faccio sempre prima fuori quella a sinistra, poi ne abbiamo due subito a destra, uno qua davanti e uno sulla pietra a sinistra, che la vedremo. Danno 1301 con lo scarabeo d'oro, normalmente 1091. Con anche la zampa di gallina arriviamo sui 1700 ciascuno. Salite qua sopra, io preferisco accovacciarmi. Questi nemici, se non erro, danno di più se li facciamo fuori in backstab. Questo qua lo backstabbiamo, infatti. Infatti da 1575, ce n'è un altro qua davanti e lo backstabbiamo anche lui. Poi ne abbiamo tre frontalmente. Partiamo, aggiriamo quello là che possiamo backstabbarlo, ma rischiate di prendere il veleno. Io corro e lo prendo in faccia di solito, questo qui. Non gli do neanche il tempo di ragionare. Ne arriva subito un altro che vi vede, occhio, eccolo lì. E poi, infame, dietro l'albero ce n'è uno qua. Fatto questo, il giro è finito. Questo giro vi permette, in condizioni di ordinarietà, di tirar su circa 20.000 rune in pochi minuti, che per i livelli bassi sono tante in realtà. Per i giocatori in late no, ma per i giocatori di livello basso a me è aiutato moltissimo sto spot qua. Ed è un route abbastanza semplice che vi dà benefici. Con la zampa di gallina e lo scarabeo d'oro arrivate sulle 35.000, che sono tantissime a livelli bassi. Vi conviene comunque tutte le volte che arrivate in fondo alla strada recollare, tanto ci mettete circa 3 minuti, vedrete che vi finisce la zampa di gallina più o meno quando arrivate in fondo. E questo è il primissimo posto, l'early game. Andiamo nel posto mid game, che paradossalmente dà le stesse anime, non dà molte più rune di queste qua, ma in un tempo decisamente più basso. Io l'ho trovato, mi ha aiutato moltissimo, e eccoci qua. Siamo, in inglese, Depth Root Death, che sono... l'equivalente italiano non lo conosco, porca miseriaccia. Me lo devo guardare, ve lo scrivo, vi scrivo nei... metterò in post-produzione e aggiungo il nome della località, perché non mi ricordo. Come ci si arriva qua? Ci si arriva, nelle profondità di queste radici, ci si arriva dalla città di Norkstella. Quindi... una volta che voi uccidete il generale Radan qua nel castello di Redman, questo qui, nel castello Manto Rosso, in italiano Manto Rosso, ma questo me lo ricordo, all'Ingrave, in questa zona più o meno, appare un cratere, perché cade una meteora. Scendendo in questo cratere arrivate al fiume Siofra, che è questo qui. Ve lo fate tutto con tranquillità, esploratelo, comunque c'è roba da prendere, fino ad arrivare ai gargoyle, che sono in questa zona qua. Vi faccio proprio vedere come arrivare. I gargoyle sono una boss fight, sono un duo boss, sono in due, abbastanza rognosi da fare.
Il consiglio è quello di fare più danni possibili al primo, perché è arrivato a metà vita, scenderà al secondo. Arrivati dal sito di Grazia, vedete che lì, andate contro la cascata e qui c'è un basin. Un sarcofago. Lo prendete e arrivate a Norxtella. Ok? E questo è quanto. Procedendo con l'Orxtella arrivate automaticamente qua. Il sito di Grazia, voi partirete poi da qui, salirete su, arriverete a questo sito di Grazia qua, che si chiama Attraverso le Radici. Vi faccio vedere il giro che faccio qua. Qui non potete usare torrente inizialmente, potete usarlo solo arrivati su questo tronco. Arrivati qui, allora ci sono due varianti, ci sono due giri differenti da fare. Uno, se avete zampe di gallina fate un certo percorso, se non le avete ne fate un altro. Adesso vi spiego il perché molto velocemente. Quello è il nemico da fare. Partiamo col giro se avete le zampe di gallina. Se avete le zampe di gallina, correte. Fate fuori il nemico. Tornate su. Saltate qua sopra. Fate fuori anche questo. Tornate al falò. Occhio che se toccate terra vi toglie il cavallo. E questo è il problema. E ripetete. Allora, con zampe di gallina attive, questi nemici danno circa 5.000 ciascuno. Sono 10.000 rune fatte in pochi secondi però. Riuscite a fare tranquillamente 5 o 6 giri anche con una zampa di gallina sola. Vuol dire fare circa 50.000 rune nel giro di una zampa di gallina in 3 minuti. Sono tante, mi ha aiutato molto, questo posto mi ha aiutato tantissimo. Se non avete le zampe di gallina, cambiamo il giro per un semplice motivo. Perché senza la zampa di gallina possiamo permetterci di teleportarci. Perché voi, per chi non lo sapesse, riposare al falò, Dark Souls che mi ha infettato. Riposare al sito di Grazia non vi invalida, non vi annulla la zampa di gallina. Mentre usarne il viaggio rapido la annulla. Quindi noi non possiamo, arrivati lassù sul secondo nemico, teleportarci, perché annulliamo la zampa di gallina. Ci conviene fare questi due e tornare indietro e ripetere molto velocemente, il più velocemente possibile. Se la zampa di gallina non c'è, il giro diventa questo. Facciamo il primo. Richiamiamo torrente. Saltiamo qui sopra. Facciamo il secondo. Riprendiamo torrente, scendiamo sul tronco, attenzione a non cadere, correte, ci sono due rane ma voi le evitate, saltate qui e fate il terzo. Così sono circa 4.000 rune, ciascuno sono 12.000, qua vi nascondete se i nemici vi hanno visto, non potete teleportarvi, tornate indietro e ripetete. Perché qua possiamo permetterci di fare il nemico in più, che sono pochi secondi in realtà, e di tornare indietro. Questo è un ottimo luogo mid game, secondo me. Ce ne saranno i migliori, sono sicuro, ma questo per me è un ottimo modo per farmare mid game. Io così mi sono fatto 300-400.000 rune, che a livello in cui erano tantissime, in non troppo tempo, ragazzi, non troppo tempo. Poi magari porterò un video su come farmare zampe di gallina. Late game, ve lo porto solo per completezza, perché late game lo conoscete tutti. Al palazzo di Mowgli. Allora, palazzo di Mowgli, potete arrivarci anche molto prima con la storia, seguendo la quest di Ver. Però la quest di Ver vi chiederà con la quest, questa sub quest, di invadere tre nemici. Quindi è necessario l'online. Potrebbe essere che qualcuno non abbia accesso all'online, non abbia il PlayStation Plus, non abbia l'Xbox Live Gold, non ci abbia internet in casa, qualsiasi cosa. State tranquilli, questo in pochi l'hanno detto, ma è molto importante. Ci arrivate anche tranquillamente con la storia. Qui accanto faccio apparire una nota di come arrivarci, che è molto semplice comunque. Il motivo per cui non ve lo sto dicendo in diretta, perché non me lo ricordo, c'è un attimo di confusione. Comunque il Palace Approach Ledge Road, quindi l'approccio al palazzo,
è il primo sito di grazia del palazzo di Morrowind, non si può perdere. Qua trovate degli scimuniti, degli arminauti morti, dementi. Sono tutti mobili, ragazzi, non fa niente. Fate attenzione a quelli arrosti laggiù, vedete? Questo l'aveva parlato anche l'Etcar di questo posto, eh? Io lo ripeto giusto per completezza. Perché quelle robe lì fanno delle capriole, rotolano, vivono a sciottano. Comunque, il percorso è... solo il percorso. Fate fuori il primo, il secondo. Io di solito vado su questo qui. Attivate la fiasca se l'avete, che vi a me potenzia gli attacchi in questo caso. Attenzione a quello lì che fa mosse strane. Fate questo. Fate questo. Fate questo. Questo qua si è arrabbiato. Fate questo. Non cadete. Fate questo. Occhio a quello lì. Eccolo lì. La mossa brutta. Quello si è ammazzato. Perfetto. Meno male. Questo qua, questo ci pigna in faccia, mi ha fatto male, bisogna fare attenzione solo a quelli. Tanto muore, non mi curo, voglio fare... no, sì, mi curo perché non voglio morire in diretta così. Fate questo. Prendendo la coincidenza, come faccio io, ci sono altri 4 nemici da fare fuori dopo questa zona. Questi, con solo scarabeo d'oro, mi stanno dando 2400 ciascuno, tanti, io faccio circa 45.000... rune in una run che è veramente breve. Con la zampa di gallina ne fate molti di più. Se prendete la coincidenza di quei 4, fate occhio perché sono pericolosi. Non sono scemi questi qua, eh. Non vi fate spottare. Io con la luna velata arrivo dietro e gli faccio la OE. Li prendo tutti e 4 e poi cerco di finirli. Non sono riuscito a one shottarli. E sono altre anime. Se avete la zampa di gallina attiva, tornate indietro, salvate. Cioè salvate, vi riposate e ripetete. Se non l'avete potete teleportarvi, vostra scelta, non cambia molto. Se seguite il video di Letkar per quanto riguarda le armi da utilizzare, l'equipaggiamento da utilizzare, quelle cose lì, avete un'ottimizzazione del numero di rune. Io ho solo fatto vedere il posto e il percorso che seguo io, poi è una cosa personale. Per questo video è tutto, ragazzi, io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata, porterò un video... che può essere utile su come farmare le zampe di gallina dorate. Quello è un video che potrebbe essere interessante. Ho trovato degli spot carini dove farmare che funzionano piuttosto bene. Io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video. Se vi sono stato utile, lo spero, non sono pro come l'Etcar, cioè, ho approcciato il gioco molto dopo, ma mi ci sto appassionando. Se vi è piaciuto il video vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Per questo è tutto, vi ringrazio, vi do un saluto dai Twin Knights.